Ciao Daniela. Ciao Carlo. Com'è andata? Benissimo. Ciao Daniela. Ciao. Dove andate a far danni tu e i tuoi antiquari? Alla vecchia chiesa di Sant'Andrea. Ah. Sarebbe la pena di comprarli tutte e due. Questo lo trovo affascinante. Una turista inglese l'ha definito demoniaco ed è scappata terrorizzata. $400, vero? Scuola del Dall'Arca. Ah, sì, sì, sì. Le perizie sono precise in proposito. E soprattutto concordi. Si direbbe quasi opera dello stesso caposcuola. E il Cristo? È stato venduto già da qualche anno. Se mi interessa posso informarmi. Sarà sicuramente sull'altare di un'altra chiesa. Se non è finito nelle mani del solito collezionista americano. Non capisco come una simile opera d'arte possa essere oggetto di mercato. Dovrebbero custodirla in un museo. Ma sa come vanno queste cose, gli esperti sono come sono. E poi neanche le autorità ecclesiastiche se ne occupano più da quando la chiesa è sconsacrata. Per quale motivo è stata sconsacrata? Ah, ma vuoi sapere proprio tutto? Naturalmente, perché anche gli oggetti hanno una loro vita. Una vita fatta anche delle cose e delle persone che la circondano, che ne determinano il loro vero senso, il loro vero rapporto col mondo. Io dico che chi determina questo rapporto sono i mercanti. Lo credo anch'io. Comunque lo trovo molto interessante. Ma confrontato con Barton? Come no? Un contrasto stupendo. E la sconsacrazione? Sembra che nel secolo scorso fedeli e religiosi vi organizzassero con strana disinvoltura dei veri rituali orgiastici. Questo non se ne deve essere neanche accorto, perché è evidente che l'artista ha profuso in lui ben poco del suo spirito. Invece l'altro deve avergliela succhiata tutta l'anima mentre si andava formando, così teso nella sua disperazione e come il simbolo di quella folle esperienza orgiastica. In gamba la ragazza, eh? Ah, è un pozzo di sapienza. Si figuri che all'Accademia già discute a tu per tu con i professori. E ha un formidabile intuito. Giorgione, Michelangelo e il Tintoretto li ha addirittura vivisezionati. Beh, allora la scelta è fatta. Non ci sono più dubbi, mi pare. Prenderete quello, no? Ma sì. Daniela è stata convincente. Sali dietro. Arrivederci e grazie di tutto. Auguri. Perché non resto io qua? Grazie, preferisco prendere un po' d'aria. Come vuoi. Fermatelo bene, mi raccomando. Thank you.
Deve aver girato molto l'artista prima di trovare un ulivo così pieno. La cosa più sorprendente è che sia così poco tarlato, eppure ne ha di secoli. L'ulivo regge bene, specialmente quando non ha giunture. Credi che sia un unico pezzo? È evidente, non vedi la forma dell'albero? Doveva essere anche molto grosso. Guarda, all'altezza delle spalle non ci sono né attaccature né incastri. Dal tronco è ricavato il corpo, dai rami le braccia e la testa dalla parte alta del tronco. Si può dire che sia nato dentro l'albero. Attento ora. Mi raccomando, dobbiamo agire con molta delicatezza. Sfila la croce da quella parte. Io e Daniela lo solleviamo. Aiutami, Daniela. Su, forza, Alberto. Dai, coraggio. Sembra ancora scosso da un sussulto vitale. E quel collo. Si fa fatica a credere che le sue vene non pulsino. E il naso, con quel leggero fremito. E quelle palpebre socchiuse come in uno sdegnoso rifiuto. Un rifiuto colmo di rabbia e disperazione. Sensualità e rabbia, impastate in un pezzo di legno morto, come per incanto, gli restituiscono la vita. Io torno a lavorare al mio restauro. Altrimenti non farò in tempo a finirlo. Ah, già, dimenticavo. È urgente, Gelmini vuole il quadro per domani. E potresti restare un paio d'ore in più stasera? Mi dispiace. Ho promesso ai miei che andavo con loro, il solito party. Qualche sigaretta? No, cara, ne ho poche e servono a me. Vai a chiederla a tuo padre. Quelle di papà sono troppo forti. Prendi queste. Sono più leggere. Grazie. Figurati se non trovava il modo di venirmi a scocciare. Si fa sempre più carina. Non fa per te se è quello che pensi. Io preferisco la madre. Ah, meno male. Ingegnere, tocca a lei. Sei bella. Sei mai accorto di nulla? Ah, figurati. Sono mesi che non succede niente tra di noi. Ormai si cerca solo di salvare le apparenze. Qui lo troverai sempre, ciò che ti manca. E anche qualcosa di più. Sei un porco. Ognuno cerca il suo simile. Le tue rose.
Mi dai i brividi. Lo spargo di fiori d'ara sacrificale. Non si può stare. Sono una vittima. Già se ne va, signorina. Sì, buonasera. Buonasera. Ed è scappata terrorizzata.
Pronto, pronto. Daniela. Sì, Carlo, sono Daniela. Che succede? Come mai telefoni a quest'ora? Ho bisogno di te. Non posso dirti per telefono cosa mi sta succedendo. Non sarà niente, ma ho paura. Qualcosa che mi sta prendendo alla gola, che mi martella il cervello. Un incubo dal quale non riesco a liberarmi. Cerca di spiegarti meglio, se puoi. Che cosa vuoi che ti dica? Sarà che oramai ho i nervi a pezzi. E se c'è uno che dovrebbe capirmi, questo sei tu. Sai di mia madre, della nostra incomprensione, della sua condotta che io... Parli sempre di tua madre, come se te ne avessero affidata la tutela. È assurdo che tu te ne faccia un complesso di colpa. Questa per te sta diventando una vera ossessione. Ma quello che ho visto di lei stasera, ho paura di averlo subito io stessa, poco fa. Che cosa? Che cosa hai subito? Cosa ti è successo? Io ti voglio bene, Daniela, e se me ne vuoi anche tu, non devi nascondermi nulla. Portami via con te, subito, adesso, Carlo. Ma non capisci che se non mi porti via io impazzisco? Ma se appena stamattina eri convinta che le cose stessero per aggiustarsi? Adesso non è più stamattina, Carlo. Va bene, Daniela, faremo così. Ma prima verrò a parlare con i tuoi. Perché non voglio che la giudichino una stupida ragazzata o una cosa della quale noi due ci si debba vergognare. Vieni, ti accompagno a casa.
No! 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 I believe it's Daniela's. She must not be feeling well. We've got to go and see. Hurry up. Open the door. Daniela? Daniela? Are you home, dear? Daniela? Daniela, what is it? Daniela? Call the doctor. Get him out. Come on. Get moving. Calm down, Denise. Just Papa, it's all right. What's going on? What is it, baby? Did it hurt you a lot? I nearly died of pleasure. It was wonderful. So good. So... Oh. I've got an idea. Why don't you try it too, Daddy? Come on. Or are you afraid it would be wrong? There's no such thing as incest. It's only an invention of priests. Make love to me. Very strange. I've known Daniela since she was a child. I can't imagine her having these symptoms. But it's all true. I'm not exaggerating. She seems out of her senses. You have a mild sedative in the house? I think so, yes. There's something. Give her a glass of warm milk for the time being. Yes, but please, can you come soon? As soon as I'm dressed. Doctor, her pulse is still wild. I'm worried. It'll calm down in a minute. You'll see. What in the world could have caused this? I'm afraid it's a bit early for a diagnosis. You realize the symptoms are quite strange. Perhaps her state of confusion is due to some psychical disturbance. It's hard to say. What if she gets bad again?
Don't worry about that before you need to. It's more than likely a passing thing, a momentary aberration. Studying and working the way she does places quite a stress, especially on one so young. Try to make her relax a little. Believe me, a day in the country with good fresh air helps more people than all the medicines in the world. Of course. Let me know how she is tomorrow, huh? After 4 years of university, he decided to become a lawyer instead. It took him 4 years to decide? He always fainted at the sight of blood, but he hoped to get over it. Look at that arched overpass. Beautifully engineered. Great lines, huh? You sound like you like it so much, Daddy, I'd almost think you built it on your own. Only all you ever build are ugly little houses in a line like junk heaps. Now, don't be too hard on my ugly little houses. They're built on a planned economic program and are designed for a very specific sociological need. You've seen the residence village. Yeah, a friend of mine lives in one of the houses there. There you see, each house has three bathrooms. There's a community swimming pool. Tennis court, and each house has a picture window with a really breathtaking view of the service porch of the house next door. Well, there are worse things than that. It seems impossible. I think such a skinny-looking hunk of cement should have to take the weight of all that traffic. Well, we can only hope it's been thoroughly tested. What do you think? Will it hold? I'll just get under it and over with it. Come on, hurry. Attaboy. Crazy how the countryside changes right here, huh? Yeah, it gets kind of wild. I like it. Hey, look up at that town perched on the hill. Where? On the left. Go on, look. I'll watch out. Oh, it's gone now. Oh, well. It was spectacular. You know, it's been quite a while since we were out this way. Right, honey? Yes, I suppose so. The truth of the matter is that it's been quite a while since I went any place with my parents. I'd almost forgotten how nice this all was. You know, we might like to keep at it like this. Instead of going to parties, they're all so dull. Come on, you know it. This is how we should go. It's great. What happened? Suppose a blowout. Sei riuscito a sganciarla? Sì, eccomi. Tu non scendi, mamma? No, io rimango qui. Ah, bravo. Questi bulloni mi fanno sempre impazzire. Chissà come faranno a Monza a cambiare la ruota in 30 secondi. Ah, non lo so. Me lo chiedo anch'io. Buongiorno. Buongiorno. Si può visitare? Sì, sì. L'ingresso è libero. Sto facendo un servizio fotografico, vede? Per un rotocalco. È tanto interessante? Ah, interessantissimo. Sia sotto l'aspetto artistico che sotto quello storico. È un antico tempio etrusco del IV-V secolo a.C. E fra i meglio conservati, direi. Era dedicato al culto del dio Baal. A quell'epoca gli etruschi subivano la dominazione cartaginese. E come può vedere, erano costretti anche a subire la presenza di un dio estraneo. E sa perché questo tempio si è salvato dall'oblio? Perché i cristiani lo hanno trasformato invece di distruggerlo. Ed è evidente la presenza delle tre civiltà attraverso la sovrapposizione dei dipinti. Negli squarci di sublimi evocazioni che non esiterei a definire giottesche, trapelano cruente cerimonie sacrificali pagane. È affascinante e terribile allo stesso tempo. Ha detto bene, terribile. Venga a vedere. Sembra certo che per ottenere la protezione di Baal gli venissero sacrificati bambini appena nati. Nei rituali orgiastici invece la vittima veniva sorteggiata fra le vergini. Entri, non abbia paura. Grazie. Io fotografo l'altra navata. Faccia pure. Ha 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 ha!
Invocando il tuo nome, o grande Satana, nostro signore padrone, facciamo solenne atto di sottomissione a te e a tutte le divinità infernali. Facciamo solenne atto di sottomissione a te e a tutte le divinità infernali. Promettiamo di sacrificarti questa nostra carne. Promettiamo di sacrificarti questa nostra carne. I pensieri della nostra mente. I pensieri della nostra mente. Ed anche i figli che partorirà questo corpo nostro. Ed anche i figli che partorirà questo corpo nostro. Sarai nostra speranza, nostra forza e nostro riposo. Sarai nostra speranza, nostra forza, nostro riposo. Sarai il balsamo della nostra mente. Sarai il balsamo della nostra mente. Il sale dei nostri pensieri. Il sale dei nostri pensieri. Il fuoco delle nostre vene. Il fuoco delle nostre vene. Noi saremo sempre in te come tu sei dentro di noi. Noi saremo sempre in te come tu sei dentro di noi. Indicaci la via e noi ti seguiremo. Indicaci la via e noi ti seguiremo. Giureremo nel tuo nome e non avremo mai altro padrone che te. Giureremo nel tuo nome e non avremo mai altro padrone che te. Accetta questo nostro sacrificio come pegno di eterna fede. Accetta questo nostro sacrificio come pegno di eterna fede. Nurture thyself on the flesh and blood of darkness's prince, and drink this fertile sustenance through his power and give thanks. Woo-hoo!
Elisa, svegliati, Daniela. Svegliati, Luisa. Daniela sta ancora male. Ma come? Di nuovo? Daniela! Ferma, Daniela, che fai? Daniela! No, Daniela, ti supplico! Daniela! No! Daniela! Venga, dottore. Sta peggio di prima, sembra impazzita. D'accordo. Vengo subito. Il dottore sarà qui fra poco. Puttana! Beh, che ti succede? Stai diventando matto anche tu. Ti sei prostituita nella maniera più indegna e schifosa. Ma caro, non ci eravamo imposti un pietoso silenzio? Ma non in modo così volgare! Avevo bisogno di più, molto di più. È inutile continuare a fingere. E per questo hai mortificato il tuo corpo, ne hai fatto un ricettacolo di libidine, di masochismo ripugnante. Che importanza ha per te? Nessuna! Ma per mia figlia sì, e molta. Tu invece non hai saputo, non hai voluto aiutarla. Sapevi che era della tua stessa natura, lo sapevi, ma fingevi di non capirlo. Tu volevi che tua figlia crescesse in fretta, per liberarti di ogni peso, per toglierti ogni responsabilità. E tu dov'eri? Io avevo fiducia in te, avevo affidato tutto a te. E questo è stato il mio grande errore, crederti. Credere nella tua lealtà di moglie, di madre soprattutto. Ma non voglio che mia figlia diventi come te. Io le voglio bene. Lo sai quanto io le voglia bene. Cosa sono quelle ferite, dottore? Andiamo di là, prego. Lascia pure, va, faccio io. Va bene, signora. Allora, dottore, quelle ferite, come le spiega? Le dirò che sono alquanto perplesso, data la singolarità del caso. Ma che cos'ha? È grave. Le confesserò che a prima vista credevo che si trattasse di una forma di epilessia acuta, manifestatasi così, in modo repentino e non progressivo, come avviene di solito in simili casi. O comunque di una forma isterica accentuata. Ma adesso sono emersi nuovi fattori, o meglio, nuovi sintomi, nuove manifestazioni che modificano, sconvolgono, anzi, la mia prima diagnosi. A questo punto, quindi, ritengo necessario un consulto. Sì, ad alto livello. Su, si faccia forza, ingegnere. Spero di convocare il consulto entro un paio di giorni. Faremo tutto il possibile. Ci conti. È come il segno di una leggerissima ustione. Sono imbarazzato, egregi colleghi, profondamente imbarazzato come uomo e come medico. Le mie diagnosi vengono sconvolte ai limiti dell'assurdo. Non si preoccupi, siamo qui per questo. Non mi spiego come,
Soltanto poche ore fa queste fossero ferite che presentavano purulenze e lacerazioni simili a degenerazioni cancerose. Infatti è molto strana questa improvvisa rimarginazione dei tessuti. Non è certamente la prima volta che si verificano simili fenomeni, soprattutto in soggetti in stato di esaltazione mistica, che durante le crisi, oltre a presentare analoghe alterazioni fisiche, sviluppano un'energia nervosa di una tale potenza da non aver nessun riscontro in individui normali. A proposito... Che fanno? È più di un'ora che sono chiusi di là. Mi stanno saltando i nervi. Calmati, Luisa. Pronto? Buonasera, signora Luisa. Ah, sei tu, Carlo. Sì, signora, sono io. Mi scusi. Disturbo? No, figurati. Volevo sapere come sta Daniela. Meglio, molto meglio. Può passarmela al telefono, per favore? Adesso veramente dorme. Sai, ha bisogno di riposare. Va bene, signora, meglio così. Le dica solamente per cortesia che domani pomeriggio, se a lei non dispiace, passerò a trovarla. Sì, grazie, Carlo, glielo dirò. Arrivederla, signora. Arrivederci. Ma perché non gli hai detto la verità? È meglio che non sappia per adesso. Sottoponendo la parapsicologia allo stesso spiritismo, ci sono casi di personalità alternanti focale preciso quadro mistico religioso. Voglio dire che la dissociazione psichica può spesso approdare a casi di invasamento simili a una vera possessione diabolica. E così voi giustificate la strana terapia dell'esorcismo. Ma, certo. Ma noi medici non possiamo accettare ciò che potrebbe eventualmente essere una soluzione, rinunciando a prioristicamente alla sua ma spiegazione. Caro, chiedo scusa, signori, ma qui ora dobbiamo tentare di risolvere anche un problema umano, visto che lo psichiatra consiglia di curare il male nello spirito e non nel corpo. Non troverei assurdo tentare una pratica esorcistica. Non ci rendiamo conto o non vogliamo renderci conto, e questo è peggio, che i giovani oggi spesso, molto spesso, hanno bisogno del sostegno e della guida dei genitori, specialmente di quelli della madre. È vero che un tempo si esagerava in tal senso. Tanto meno i figli erano esposti ai pericoli, tanto più i genitori erano possessivi, autoritari. Ma oggi, la situazione oggi è completamente opposta. Ed è facilissimo perdere la testa. Quindi, mia cara signora, sostegno, ma soprattutto buon esempio. Io ancora non riesco a credere a quello che mi ha detto il dottore. Sì, fa bene a dubitare della diagnosi della scienza. In questi casi, naturalmente. Bisogna essere cauti di fronte a certe affermazioni. Oggi, poi, che tutto quello che riguarda la religione è messo in dubbio, spesso deriso. Le dirò poi, signora, che quelle pratiche non sono di competenza di tutti i preti. Bisogna essere investiti dall'autorità religiosa. E da quale autorità? Non vorrei però che lo scetticismo che le ho manifestato potesse influire negativamente sulle sue decisioni, reverendo. No, questo no. Anzi, le dirò in tutta confidenza che ci è più caro convincere un incredulo che 100 credenti. Lei la conosce, la parabola della pecorella smarrita, no? Cos'è? Niente, non importa. Roba da poveri pastori. Verrò sul tardi, va bene? Grazie, Don Antonio. Non si preoccupi, le vie del cielo sono infinite. Arrivederla, signora. Arrivederla, reverendo, e grazie. Buongiorno, Gina. Chi è Gina? Sono io, Daniela, Carlo. Sali pure. Ciao Daniela. Ciao Carlo. Come stai? Meglio, grazie. Devo aver preso a schiaffi gli spigoli del letto. Hai visto? Ti hanno imbottiti perché io non mi faccio ancora male. Come i bambini terribili, mm-hmm. Carlo, tesoro mio.
accompagno. No, vado a piedi. Ti devo parlare. Non fare la stupida, sali. Non abbiamo nulla da dirci. Lo dici tu. Allora, d'accordo? Mm. E domani, se ti sentirai meglio, ti vengo a prendere e andiamo a fare una bella passeggiata insieme. Ti va? Sì, amore. Ciao, tesoro. Ciao, Carlo. A domani. A domani. Beh, io vorrei proprio capirti. L'altra notte sembrava che contassi soltanto io per te. Adesso, perché ha mal di testa, quella mocciosa occupa tutti i tuoi pensieri. Non la bevo, trovo un'altra scusa. Te l'ho detto. Si tratta di una cosa grave, molto grave. Senti, amore. Andiamo a casa mia. C'è il tuo whisky, la tua musica. Le tue rose. E il mio amore, soprattutto. Ho deciso. Non voglio più. Non puoi lasciarmi così, senza aver riflettuto. Una volta tanto non voglio riflettere. Ho deciso e basta. Se non torni, non rispondo di me. Sono capace di tutto, lo sai. Addio, va al diavolo. Lo dirò a tutti. Dillo a chi vuoi. Devono saperlo tutti che sei una puttana. Chi è? Sono Don Antonio. Sì, reverendo, all'attico. Si accomodi. È il prete. Sia lodato Gesù Cristo. Dov'è? Nella stanza, di sopra. Quella stanza, là in fondo. È meglio che io entri da solo. Non mi aspettavo alcun risultato positivo, vi confesso. Ma mi son voluto sincerare che il caso richiedesse seriamente l'intervento di un esorcista. Lei crede che sarà possibile trovarne uno? Sono pratiche in disuso oggigiorno, ma io ne conosco uno, per fortuna. Padre Zeno, un santo frate che vive quasi come un eremita. La prego, Don Antonio, cerchiamo di organizzare subito questo incontro. Ma subito, al più presto possibile. Naturalmente, stia tranquillo, ci penso io. Non solo, andrò anche a procurarmi il placet della curia. Intanto domani telefono a Don Igino. È il padre spirituale del convento delle Grazie. Faremo ospitare lì la ragazza per qualche giorno. Ci dovrà rimanere il tempo strettamente necessario. Le assicuro, è la verità. Non me l'hanno detto dove sono andati. Ma com'è possibile che non le abbiano detto niente? Mi creda. E non ha neanche sentito niente. So che avevano appuntamento col dottore e col parroco. Da quello che posso aver capito, dovrebbero essere andati al convento delle Grazie. Al convento delle Grazie.
Lasciatela, la prendo io. No! No! Lasciatemi! No! 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 Lasciatemi! No! Lava mea d'iniquitate mea, et a peccato meo munda me, quoniam iniquitate mea mego cognosco, et peccatum meum contra me est semper. Tibi soli peccavi, Domine, et malum coram te feci, ut justificeris in sermonibus tuis et vincas cum judicaris. Averte facem tuam a peccates meis. Arrivare lassù. Vi precedo. Lei crede che lo troveremo? Se non è lì, è nei dintorni. Si allontana soltanto in casi eccezionali. Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Buongiorno, padre. Buongiorno, padre Zeno. Buongiorno. Padre, abbiamo bisogno di voi. Si tratta... Perdonate, Don Igino, forse è meglio che glielo spieghi io. So perché siete qua. Non chiedetemi come. Lo so. Thank you.
Santa Maria, ora pro nobis. Santa Dei Genitrix, ora pro nobis. Santa Virgo Virginum, ora pro nobis. Mater Christi, ora pro nobis. Mater Divine Grazie, ora pro nobis. Mater Purissima, ora pro nobis. Mater Castissima, ora pro nobis. Mater Inviolata, ora pro nobis. Mater Intemerata, ora pro nobis. Mater Amabilis, ora pro nobis. Mater Admirabili, ora pro nobis. Mater Creatoris, ora pro nobis. Mater Salvatoris, ora pro nobis. Pater Decelis Deus, miserere nobis. Spiritus Redemptor Mundi Deus, miserere nobis. Spiritus Sancte Deus, miserere nobis. Santa Trinita Sunt Deus, miserere nobis. Virgo Prudentissima, ora pro nobis. Tranquillo, ingegnere. Vedrà che la ritroveremo in pochissimo tempo. Questa non è una zona pericolosa. Dov'è Daniela? La stiamo cercando. Eccoci, brigadiere. Bene, venite con me. Andiamo. Scendi sotto il bastione e controlla a valle. Noi saliamo a monte. Alla porta del mulino. Daniele, sono io, Carlo. Sono venuto a prenderti. Ti porto via con me, vieni. Su, Daniela, alzati. Daniela! Qui, ingegnere! Daniela! Daniela! Sono io. Sono papà. Che te tu? Largo, prego, su, prego, non c'è niente da vedere, su. Via di qua, prego. Vuole, anche tu. Daniele. Su, lasciate passare. Lasciate allontanate, passare, vi prego. Prego. Per favore. Un po' di caffè? No, grazie. Dottore, vuole un po' di caffè? Grazie, volentieri. Un po' di caffè, ingegnere? Sì, grazie. E lei, signore? L'hanno messa nella cella della madre superiore. No, non adesso, nessuno può assistere.
Potenze diaboliche di fronte alla croce del Signore! Impongo, o spirito immondo, nel nome del nostro Signore Gesù Cristo di abbandonare il corpo di questa creatura di Dio, che lo comanda colui che ti ordinò di precipitare dall'alto dei cieli fin sotto l'abisso della terra! Satana, nemico della fede del genere umano, vattene! Nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo, e per questo segno della Santa Croce di nostro Signore Gesù Cristo! Basta, Daniela! Fermati! Così va bene. Posso fidarmi. Hai superato tutte le prove che ti ho imposto. Brava! Ormai tu sei mia schiava, Daniela. È stata una grande vittoria conquistare una meravigliosa creatura come te. Ma per me questo non è che il primo passo verso questo ostinato servo del mio grande nemico. È a lui che io tiro da tempo. È la sua orgogliosa stupidità che voglio stritolare sotto i miei piedi. Tu sei mia, Daniela. E se lui sarà tuo, sarà mio. Sarà il simbolo del mio trionfo. La prova della mia potenza. Io ti rendo la tua bellezza. Prendi le armi di Eva per combatterlo e vinci! Che io comprenda quale abisso di malizia sia nel peccato
e quanto è grande la perfezione del vostro cuore così profondamente offeso. È stata violentissima. Padre Zeno in uno stato pietoso. Posso fare qualche cosa per lui? No, non vuole. Ora sta pregando, poi ripeterà l'esorcismo. Che Dio lo assista. Oh Signore, nella vostra infinita bontà, aiutatemi a superare in me la violenza del maligno e le sue tentazioni. Arrogante spavalderia con la quale da un quarto di secolo mi resiste ostinatamente. Lo voglio in mio potere. Questo è il tuo compito. Diabolica in nomine virtute domini nostri chiesi e radicare e fugare a dei ecclesi abominus ad imaginem dei canditis prezioso divini agni sanguine veratis non ultraude a serpens callidissime decipere umanum genus dei ecclesi an persequi a dei eletto se chiudere e credare di tutti. Impera tibi Deus altissimus, pur in magna tua superbia te simile maveri. Ah!
Sibi Deus, padre. Sibi Deus, filius. Di liberare dal maligno queste